aprire le porte, domenica si vota, quali sono le prospettive del Partito Democratico? Intanto facciamo un appello al voto affinché tutti i cittadini della Campania si rechino a votare, sia anche se sarà bel tempo. Le prospettive del Partito Democratico sono delle prospettive positive, noi pensiamo che avremo un buon risultato. Penso che questo sia una buona notizia non soltanto per il Partito Democratico, ma per tutti i cittadini della Regione Campania, perché in questi anni con la giunta uscente di centrodestra è una giunta che è stata ferma, che non ha prodotto nessun tipo di risultato e quindi penso che sia un aiuto per tutti. Tutte le persone che hanno bisogno di una speranza, di un futuro, di un lavoro, di un'occupazione, di poter contare sulle elezioni di domenica. A che punto è la sburocratizzazione, diciamo, promessa da Renzi? Beh, intanto noi, diciamo, puntualizziamo che non è stata soltanto promessa perché già abbiamo fatto un pezzo della riforma con il decreto legge approvato lo scorso anno che ha già prodotto dei risultati oggettivi sui territori e nella pubblica amministrazione. Adesso stiamo facendo il secondo passo, che è il passo più importante. Siamo in commissione, il 22 giugno andremo in aula alla Camera, entro l'estate l'approveremo, a dicembre avremo pronti i decreti e dal 2 gennaio vedrete che lo Stato nostro comincerà a migliorare perché diventerà più leggero, cioè lo Stato farà un passo indietro, ci sarà meno necessità di andare negli uffici comunali, le persone saranno più libere e sarà più facile dialogare con la pubblica amministrazione. Un punto sull'attuazione della legge Delrio e sui dipendenti delle province in Campania? Allora, la legge Delrio è una legge che sta andando avanti su tutto il territorio nazionale, tranne che in due regioni, la Puglia e la Campania, che hanno fatto di tutto per non applicare questa legge, impugnando prima la legge davanti alla Corte Costituzionale e hanno perso. Oggi hanno impugnato la circolare del nostro ministero che chiarisce le modalità attraverso le quali si applica, questa legge ed è paradossale. L'effetto di questa cosa qual è? Che oggi ci sono le province che non sanno cosa fare perché la regione non ha fatto la legge. Queste province devono pagare ancora i dipendenti provinciali anche se non dovrebbero farlo, ma lo fanno per senso di responsabilità. E quindi io, come dire, faccio un invito proprio per cercare di smuovere questo territorio, cercando di mettere in regione le persone che sono in grado di amministrare, non più soltanto quelle che sono in grado di raccontare. Rispettiamo le leggi, tutte. Le leggi oggi prevedono che De Luca sia candidabile, eleggibile a Presidente della Regione Campania. Questo prevede la legge Severino. Allo stesso tempo c'è la legge Severino che dice che nel momento in cui sei eletto presidente devi essere sospeso. Quindi noi dobbiamo fare in modo che ci sia nello stesso momento, contestualmente, il rispetto della legge Severino e il rispetto della legge che dice che chi vince le elezioni governa. Questo è il compito che il governo si deve dare, rispetto delle regole. Mi piace il rapporto, il paragone, i due estremi vengono utilizzati, fascisti e Demita, come se fossero. No, infatti non era per l'era per Caldoro. No, io rispondo a questo. Io penso che noi del PD abbiamo fatto un lavoro faticoso, però alla fine del quale abbiamo mantenuto le liste pulite, presentabili, ci mettiamo la faccia e pensiamo che sia giusto fare un appello ai cittadini a votare le nostre liste. Poi non nascondo che si poteva fare di più e meglio sulle altre liste che appoggiano il Presidente della Regione. Penso che i cittadini siano maturi e sappiano scegliere le mele buone da quelle marce. Ma l'alleanza con Demita è un'alleanza territoriale. Il Presidente De Luca ha scelto in questo modo, noi al governo siamo con l'UDC, abbiamo l'appoggio con loro, penso che sia un'alleanza importante per i territori, ma è un'alleanza che resta appunto a livello territoriale in questo momento.